Buongiorno a tutti ragazzi, allora scusate se non mi sono ripreso proprio subito dal buongiorno, ma cioè da quando mi sono alzato, ma abbastanza traumatico il risveglio. Comunque abbiamo fatto colazione, vi ho fatto vedere che colazione ho fatto oggi, un po' diversa dal solito, tre ingredienti li unite e ci siamo. Comunque, benvenuti in questo nuovo vlog, oggi ho deciso di fare il vlog perché ci sarà, diciamo così, tra virgolette, una giornata un po' diversa dalle solite che ci stanno susseguendo in questi noiosi giorni di quarantena. Quindi oggi faremo delle cose un po' particolari e niente, volevo appunto portarvi con me. Colazione fatta, mi vesto, mi sistemo e iniziamo la giornata. Ok, allora andiamo a prendere tutto il necessario che ci serve. Oddio, adesso è buio. Arrivo. Tutto il necessario che ci serve appunto per... sono in uno sgabuzzo, per quello vedete il soffitto così. Tutto quello che ci serve appunto per decorare la casa per Pasqua e per fare appunto questo albero. Il punto è che non vedo la scatola con tutte le decorazioni di Pasqua. Allora, vi devo appoggiare un attimo. Andiamo qui, se riusciamo. Ok. Allora, che è questa roba? No. Dovreste vedere quante scarpe abbiamo. Potremmo aprire un negozio di scarpe. Adoro. Allora, arrivo, Arrivo. Ok. Dovrebbe essere questa. Diamo una controllata per vedere se è lei. È lei. Andiamo. Ok ragazzi, mi auguro che mi vediate e che sia a fuoco. Ma iniziamo con il video. Oltretutto è anche tardissimo perché sono 10 alle 11. Torna mia madre, mi spacca. Comunque, questa è la scatola con tutte le decorazioni. Ora vi faccio vedere cosa intendiamo noi per albero di Pasqua. Questo è il nostro albero di Pasqua. O meglio, l'albero è questo, cioè questo ramo che vedete bianco, che è in questo vaso, e poi tutto sto olivo che mia madre ha praticamente sradicato. Una pianta. Comunque, vediamo di tirare fuori il tutto, perché appunto bisogna tirarlo fuori. Allora, c'è tipo questo rametto un po' così, vabbè. Poi, vediamo se questo viene da così. Sono più pezzi, perfetto. Questo ovviamente ci serve perché vabbè, un po' il simbolo, anche l'olivo della Pasqua. Ok, questo raga è l'albero, cioè vedete questo ramo bianco. Questo ramo l'avevo preso io da qualche parte, non mi ricordo dove, e l'avevo anche pitturato io. Cioè ovviamente con la bomboletta bianca, questo un vaso normalissimo, però io lo volevo tipo, ecco che deve stare così. Sì, anche perché una volta poi messo rimane. Sistemare questo sotto, perché secondo me può anche starci. Top ragazzi, top. Ok raga, queste sono tutte le decorazioni dell'albero di Pasqua. Cioè vedete, abbiamo queste uova, queste qua bellissime che si appendono, questi cosini, oppure uova più semplici cinesi perché sono tipo di, come si dice, di polistirolo. Abbiamo anche un botto di... adoro quelli della Lindt. Cioè qua c'è dentro il cioccolato, raga, che sa da quanti anni. Però vabbè. Oppure uova fatte così. Ma c'erano anche quelle fatte a mano. Cioè no, queste sono fatte a mano ma non da noi. C'erano alcune fatte a mano ma da noi. Forse queste. Sì, mia sorella. Oppure... raga, dopo lo tiro fuori. Qua ci sono tipo i pulcinetti. Questo mi sa che l'avevo fatto io da qualche... a scuola, tipo alle elementari. Vabbè, comunque, ci sono tipo i pulcinetti, vedete, perché c'è il loro cestinetto così. Oppure queste sono uova, ma che non vanno appese, ma sono tipo di vetro. Non so come fare sentire, ecco. Sono tipo di vetro. E niente. Ok, raga, iniziamo. Semplicemente uno prende e appende dove minchia gli pare. Ovviamente ci sono tipo quelle più pesanti, tipo queste, che sono più pesanti perché... perché sì. Non lo so perché. Non lo so perché, quindi comunque sono più pesanti e
e quindi le appendiamo magari sui rami, quelli un po' più grossi. Poi vabbè raga, il procedimento non c'è, neanche devo spiegarvelo, è tipo fare l'albero di Natale ma al posto delle palline hai le uova di Pasqua, o comunque queste qua che sono un po' più carine le si mettono più in evidenza, ok, rispetto a quelle comprate tipo un po' dai in quei negozi dove costano poco, ecco, diciamo così, perché mi hanno detto che non so se posso dire. Vabbè, avete capito. Comunque, no, volevo parlarvi di questa cosa dell'albero di Pasqua. Perché cosa è successo? Quando io... no, mi si è rotto uno già, ma cuore va, quel paese. Comunque, quando io ho detto ai miei amici che avrei fatto il video perché oggi facevo l'albero di Pasqua, c'è stata una specie di... non rivolta, però tutti scioccati da questo albero di Pasqua, perché a quanto pare non è una cosa comune, cioè che viene fatta comunemente dalle persone. Quindi io ora vi lascerò un sondaggino, adesso non so bene se è qui o qui, comunque ci sono tipo le schede, se voi cliccate c'è un sondaggio, fatemi sapere se voi fate l'albero di Pasqua. Fatemi sentire meno solo, ragazzi. E niente, c'è stato tipo un oddio ma cos'è, oddio cosa non è, ma che dici, ma che fai, e quindi niente raga, quindi ho detto ma che sai che c'è, faccio il vlog della giornata, anche perché questo pomeriggio devo fare altre cose raga che e faccio il vlog della giornata, così almeno vedete il mio bellissimo albero di Pasqua. Poi ok, state vedendo più o meno come viene? Mi auguro di sì, che sono inquadrato, perché sennò adoro. No, vabbè, ho deformato un uovo. Ci sono anche queste uova più piccoline. Più piccoline, che tipo le appendiamo a fine albero, capito? Un po' così. Comunque vi farò anche delle riprese più vicine, ovviamente. Comunque, lo schema praticamente di posizionamento delle uova, muoio che ridere, è il seguente. Dove parte l'albero si mettono quelle grandi, quelle medie e quelle piccole. Un po' come fare l'albero di Natale con le palline, cioè per chi lo fa, tra virgolette, tradizionalmente, che si mettono le palline grandi sotto, quelle medie e quelle piccole verso la punta. C'era mio padre che stava lavorando, stava facendo una videochiamata, io che lì entro in camera, ciao papà, guarda qua c'è l'albero di Pasqua, ed era in videochiamata con qualcuno del lavoratore. Io le figure di merda. Ok raga, questo è il posto dove posizioniamo l'albero di Pasqua, quindi ora lo prendo e lo metto qui. Vedremo se faccio il casino, ovvero mi cade, ma mi auguro di no. Allora, e ta-dan! Questo ragazzi è l'albero di Pasqua finito. Allora ragazzi, sono qui con mia mamma, volevo solo dirvi più o meno dove poter prendere tutte le cose se mai vorreste fare l'albero di Pasqua, ormai l'anno prossimo perché quest'anno sarà un po' difficile farlo. Comunque, le uova, quelle tipo, alcune sono fatte a mano, tipo da mia sorella, esatto, oppure mia mamma, comunque sono fatte a mano. Nelle cartolerie oppure, esatto, così. Ma anche nei supermercati, se andate tipo nella sezione di Pasqua, quando c'è il periodo, le vendono queste cosine, un po' così. E basta, poi il ramo ve l'ho già detto, l'avevo fatto io. E niente, ci appendete le cose. Ok ragazzi, sto inquadrando il mio telefono perché voglio farvi vedere come imposto una storia. Che qualcuno di voi su Instagram me l'ha già chiesto, quando praticamente fai collage di più di una foto, cioè tu metti come sfondo una foto alla storia ma poi aggiungi altre foto.
Quindi, ora prendo la foto che ho fatto, questa qui, praticamente, che è un particolare dell'albero di cui dell'albero di Pasqua di cui avete già visto proprio tutto quanto. Invece, quelli di Instagram in questo momento vedranno solo questo particolare. Ora, non ci metto particolari filtri perché comunque c'è un sacco di sole, un sacco di luci, i colori sono molto belli, quindi magari giusto Paris, così mi accende solo un attimo alcuni punti della foto. E ci metto la foto della macchina fotografica che sto usando in questo momento, così da far vedere appunto un po' un collegamento. Comunque, per qualsiasi cosa voi dovete chiudere. Ok, quindi poi si deve andare in immagini. Questa è la foto che voglio mettere, che incollerò sopra lo sfondo che vi ho fatto vedere prima. Ora, per l'iPhone, se clicco appunto qui nell'angolo, mi dà la possibilità di copiarlo. Comunque, copiatevi la foto, qui io ho copy foto. Torno su Instagram e qui ci aggiungi adesivo. Clicco e ho la mia nuova foto incollata allo sfondo. Allora, ho pensato di scrivere buongiorno, perché qui su Instagram non ho ancora dato il buongiorno oggi. E poi spoiler new video, ho messo i due cartelli, quelli tipo di attenzione. E quindi niente, quindi pubblica. E voilà, la nostra storia è pubblicata. Buongiorno, spoiler new video. Ok ragazzi, rieccoci. Oddio, dove ho messo l'anello? Vabbè. Ok ragazzi, rieccoci. Riprendiamo questo vlog. È pomeriggio, non so più o meno che ore sono. Non lo so, comunque, è il momento di cucinare. Oggi faremo le brioche, croissant, chiamatele come vi pare, ma oggi faremo le brioche, o meglio, ci proveremo, io e mia sorella appunto adesso proviamo, non so come vengono. Non vi farò vedere nello specifico il procedimento, perché vi farò un video dedicato. Qua adesso vedete tutto velocizzato come l'ultima volta. Presto uscirà un video con la ricetta in modo specifico. Iniziamo. Ok, eccoci ragazzi. Allora, abbiamo fatto le brioche questo pomeriggio. Credo che l'ultima clip che abbiate visto sia appunto noi che facciamo le brioche, ma velocizzato, perché appunto, come vi ho detto prima, ci sarà un video dedicato molto presto. Adesso sono le 6 invece, e come nel vlog scorso, che se non l'avete visto ve lo lascio qui linkato nelle schede o qui, non mi ricordo, cioè dove c'è la I, il puntino, vi lascio il vlog della volta scorsa, che comunque mi alleno, ovviamente non vi faccio vedere l'allenamento, perché vabbè, quello è una cosa... ognuno al suo di allenamento, e appunto poi ci rivediamo dopo, quindi adesso mi cambio più ginnico, perché c'ho ancora su tuta e felpa, e iniziamo l'allenamento. Buonasera ragazzi, allora, concludiamo questo vlog, ho una notizia da darvi, ovvero che le brioche che oggi abbiamo provato a fare sono state un enorme, grandissimo, epicissimo, gigantesco flop. Ora ve le faccio vedere, raga, ma sono venute proprio, non saprei dirvi. Questo è il risultato. Ma oltre che essere tipo non lievitate, capite? La durezza di queste brioche, quindi non saprei, non scusatemi da ridere, ma non saprei cosa sia successo, quindi riproveremo ovviamente, perché non ci fermiamo qua. Mia sorella è rimasta delusissima quando abbiamo aperto il forno e abbiamo trovato queste cose di cemento armato, ma fa niente. E quindi niente, concludo qui il vlog. Allora, che giornata oggi. Stamattina abbiamo fatto l'albero di Pasqua, abbiamo addobbato casa per Pasqua. Fatemi sapere giù sotto nei commenti se voi fate questo tipo di albero, se ne avete mai sentito parlare, e se vi piace o no il mio, che ho fatto io con le mie manine. Sto pomeriggio abbiamo fatto le brioche,
oscene l'avete visto, e quindi è tutto, direi di chiudere qui il vlog. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, siamo sui 56 iscritti, mi sembra, arriviamo a 60, mi raccomando. Seguitemi su Instagram, seguitemi su TikTok, giusto in descrizione ci sono tutti i link diretti, e nulla, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto. Ora vado a lavarmi, che poi guardiamo Harry Potter, l'ultimo capitolo, raga, adoro Harry Potter e i doni della morte parte 2, sì. Quindi è tutto, io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!